Ciao a tutti, un po' in ritardo sulla tabella di marcia, stasera una bullet 2 più 1, nostro avversario 2142 e noi 2212, siamo un po' risaliti. Qui giochiamo la nostra collaudata D3, G3, cavallo F3, alfiere G2 e arrocco. C4 per premere su D5. A3 che prepara B4, B5, si spalanca la strada all'alfiere G2. Qui in qualche modo si prova a preparare la spinta in B4. Questo cavallo oggettivamente non ha case. Allora, torre C1 minaccia C5. Diamo da pensare al nostro avversario. Ok, guadagniamo un tempo. Ok. L'idea molto sottile è che in caso di arrocco segue alfiere D5. Aspettiamo a giocare questa mossa. E vediamo se il nostro avversario ci casca. Allora, prima la giochiamo però, perché adesso è arrivato il momento buono. E così il cavallo da F3 non va a tappare l'alfiere in G2. Dopodiché, qui c'è un problema legato alla costipazione dei pezzi bianchi sul lato di donna, e qui si prepara l'espansione contro il povero re bianco. Quindi, prima cosa, contrattacchiamo al centro, visto che si fa minacciosa l'armata nera. Cambiamo. Riprendiamo. Alfiere B4, a costo di indebolire la struttura pedonale doppiando i pedoni sulla colonna B, però lasciamo la casa D2 per il nostro cavallo, che può seguire ad esempio la manovra B1, D2, C4. Qui è anche interessante cominciare a vedere un po' il tempo dell'avversario qui. Comincia ad essere meno del previsto. Dunque, qui si spinge. Presa, presa. Qui mi sembra una buona casa per il cavallo. Controlla queste case e in particolare da G2 va a controllare queste qua. Quindi, per adesso va bene. Qui interessante, cambio, 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 però la torre è difesa da questa e quindi no. Qui cavallo F3 potrebbe essere fastidioso in alcune linee. Al momento la impediamo inchiodando il cavallo sul rene 8. Il materiale sembra pari. Interessante la struttura pedonale sulla colonna D per ambi i giocatori. Una torre in settima solitamente ha sempre la sua efficacia. Prendiamo anche il possesso della colonna C. Questo cavallo è molto forte. Vediamo se riusciamo a cambiarlo. Ok, attacchiamo. Qui bisogna fare attenzione sempre a cavallo F3. Qui non cediamo la colonna aperta, dalla C ci siamo spostati sulla B. Questa non so se è buona, eh.
Allora, struttura tutto pari, il tempo è di più per The Lucky Master, questo pedone casca. Però mi casca pure quello. Prendiamo di cavallo. Ed è andata. Perfetto. Sinceramente non so se il nero ha la possibilità di pattare questa posizione. La prima linea che mi viene in mente è cavallo per A3, con idea se donna per A3, donna per F5. In realtà c'è l'intermedia cavallo per H6, re G7 e poi si va a mangiare in A3. Qui quello che l'ha fatta la padrona alla fine è stato lo zaino dell'avversario. Oggettivamente il bianco si è ritrovato in difficoltà avendo un'accozzaglia di pezzi sul lato di donna che non riuscivano ad entrare in gioco. Poi anche qui, un po' pescando nel torbido, un po' cambiando qualche pezzo, un po' en passant creando qualche minaccia, anche questa volta il nostro Lucky Master è riuscito a puntarla. Spero che la partita vi sia piaciuta, ricordatevi di mettere un like in tal caso, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e buonanotte a tutti, è stato un piacere.